Buona giornata a tutti, con un po' di ritardo, abbiate un attimo di pazienza, abbiamo con noi in studio l'amica Roberta. Roberta, saluta Roberta. Ciao a tutti. E niente, l'amica Roberta, cioè, io l'ho invitata, gli ho chiesto di venire, lei è venuta molto volentieri, perché lei aveva molte cose da chiedere, molte cose da contestare, molte cose da vedere, da parlare assieme. Allora abbiamo deciso di fare una trasmissione in cui lei pone i suoi quesiti e io cerco di rispondere, cerco di farmi capire. Chiaramente non è assolutamente detto che la Roberta condivida quello che io dico, però noi riteniamo che importante non sia il fatto di condividere quello che io dico, l'importante è che ci sia chiarezza, al limite magari Roberta dopo dirà, beh, le cose che tu dici a me non mi piacciono, però comunque è chiaro, adesso ho capito quello che tu vuoi dire, non mi va bene, però almeno l'ho capito. Allora, però prima di cominciare a parlare con Roberta, vi ricordo brevemente, tanto che io sono Claudio Simeoni, vi ho sempre il mio indirizzo, via delle Vignole 4 Marghera, fra poco, dalla prossima volta comincerò a darvi il nuovo indirizzo perché mi sto mettendo a posto l'appartamento, scusate un attimo. Perfetto, io vi darò il nuovo indirizzo di Marghera perché ho cambiato casa. Ho cambiato casa e vi darò il nuovo indirizzo dalla prossima settimana. Vi ricordo che la trasmissione di oggi doveva essere il togliersi dal centro del mondo. Il primo No, elemento. mi ha detto io, No, 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 Michele, no, non ti sono lascio dire niente. Roma, Non ti non da. vinto. Michele, per piacere. Roma di Michele, servizio, per di piacere. servizio. Dai. Veloce, velocissimo, vai. Dai, lì che sta roba. Dai, sono in registrazione però, eh. Vai, dimmi, avanti. Avviso il mio bacino di utenza che questa sera dalle 10 a mezzanotte ci sono io invece degli irriducibili. Allora, il mio bacino di utenza Va sappiano bene. che per 2 ore sono qua. Grazie a Claudio. Va bene. Va bene. Ciao Michele, Ciao Michele. ha parlato un cristiano che contesta molto duramente quello che diciamo noi. Eh? Va bene, doveva essere la trasmissione di togliersi dal centro del mondo, che è il primo elemento che mettevamo nel crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. E invece questo lo faremo la prossima volta. Prima di incominciare con la Roberta, ho una cosetta da purtroppo, de devo farla per forza. Mi è arrivata una lettera dall'amico Alberto. Alberto è un pagano molto, molto importante, il quale, indignato per il fatto che ci hanno tolto la sala a Treviso, lui ha scritto alla Commissione per i diritti europea per i diritti dell'uomo. Scusate. Vabbè, si può tossire anche in diretta, sai, non ha importanza. Ha scritto alla Commissione per i diritti dell'uomo, indignato perché ci hanno tolto la sala. E naturalmente la Commissione per i diritti dell'uomo gli ha mandato il fascicolo sullo Statuto dei diritti dell'uomo di cui la Commissione stessa si interessa. Ora c'è un piccolo particolare. Perché non vale la pena rivolgersi alla Commissione per i diritti dell'uomo? Perché noi non abbiamo ricevuto un torto da parte dello Stato, da parte della magistratura, da parte delle forze dell'ordine. Noi abbiamo ricevuto un torto da parte di un sindaco, di un amministratore, perché ha il cervello bacato, comunque per cose sue in ogni caso. Cioè, lui ha deciso che siccome lui è cristiano, i pagani non possono dire le loro cose, esprimere il proprio pensiero contrapponendolo al cristianesimo. Per cui è attività sua, personale. È chiaro che noi davanti a queste cose dobbiamo rivolgerci al magistrato. Dopodiché, se il magistrato non procede, se il magistrato non ci assicura la libertà di espressione, la libertà di esprimere le nostre cose, allora possiamo rivolgersi alla Commissione dei diritti dell'uomo. E possiamo farlo in base all'articolo 10 e all'articolo 11 della Convenzione. Però, prima di rivolgersi alla Commissione per i diritti dell'uomo, devono essere soddisfatti tutte le possibilità di ricorso esistenti sul territorio nazionale. Cioè, se io faccio un processo, e in quel processo vengo condannato, faccio un ricorso in appello, vengo condannato,
non posso rivolgere alla Commissione dei diritti dell'uomo, devo aspettare la sentenza definitiva della Cassazione, cioè devo aspettare che tutta la procedura nazionale si esaurisca. Una volta che si è esaurita la procedura nazionale, posso ricorrere alla Commissione per i diritti dell'uomo. Diverso è il discorso se Candiani non facesse nessun passo e nessun intervento nei confronti del sindaco, cioè nei confronti di Gentilini. Cioè, se Candiani, con la sua autorità di procuratore della Repubblica di Treviso, facesse finta di non vedere il nostro esposto, facesse finta di non vedere la nostra lettera, la nostra lamentela, e la nascondesse. Allora, in quel caso si configurerebbe un'alleanza fra la magistratura, cioè l'organo giudicante, e l'organo amministrativo, atto ad impedire la manifestazione del pensiero. Allora, in quel caso, siccome non ci sono altre istanze superiori, cioè in quanto il procuratore ci blocca ogni altro ricorso, potremmo sia protestare al Consiglio Superiore della Magistratura, possiamo protestare presso il Ministero di Grazia e Giustizia, possiamo protestare rispetto al Presidente della Repubblica. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica ha giurato fedeltà anche a Dio, cioè, poi dovrebbe spiegarmi come si conciliano le due cose, però vabbè, robe sue, insomma. Possiamo fare queste proteste e possiamo ricorrere alla Commissione per i diritti dell'uomo, però prima dobbiamo chiedere l'intervento della magistratura. Se il procuratore generale della Repubblica, il dottor Candiani, ritiene di non dover procedere nei confronti di Gentilini perché, magari, non so adesso per quel motivo, lui pensa che non siamo delle merde, è chiaro che il discorso diventa diverso. C'è una cosa da puntualizzare ancora. No, il nostro pensiero non è manifesto, cioè nel senso che non è assodato, non è pacifico. Allora, se Candiani vuole effettivamente procedere nei confronti di Gentilini, cioè vuole assicurarci il diritto di parola, la prima indagine che deve fare il procuratore della Repubblica è su di noi. Cioè, prima deve indagare su quello che noi facciamo, su quello che noi diciamo, dove andiamo a parare, perché diciamo quelle cose e quali sono i nostri intenti. Quando il procuratore della Repubblica ha fatto un'indagine su questi, allora può darci giustizia. Per cui i pagani sappiano che il procuratore andrà a guardare quello che noi facciamo, giustamente anche. Chiuso qui il discorso. Per quanto poi riguarda il ritaglio giornale che Alberto mi ha mandato sulla ritualità pagana all'interno dei Saturnali, e il fatto che in effetti nei riti, nella ritualità, il ruolo schiavi e padroni venisse invertito, e questo ormai è pacifico. Alberto mi ha mandato un articolo della Padania, perché Alberto legge moltissimo la Padania, dove c'è anche questa affermazione. Vediamo, è la Padania di domenica 1 e 2 marzo 1998, dove si parla di questi riti. Comunque non c'è l'uccisione di chi partecipa al rito, almeno non mi risultava, però dipende poi dall'epoca e dal momento in cui i vari riti avvengono. Bene, cominciamo con l'amica Roberta. Roberta, di quello che vuoi. Io devo dire quello che voglio? Sì. Allora, intanto ciao a tutti. Niente, voglio dire questo. Io spero che il nostro sia un incontro e non uno scontro, intanto. I Kalashnikov sono pronti. Poi io spero che tu mi lasci parlare, perché tu sei... vai a raffica quando parli e non ti fermi mai. Cerco di non dirti qualcosa di cattivo, però ho delle cose che mi sono rimaste nella testa, che le domande te le ho fatte al telefono, però è difficile dialogare al telefono. Sì. Anche perché tu hai sempre la risposta pronta, risposte che io sinceramente non ho mai capito, non sono mai riuscita a... te le ho fatte anche personalmente. Posso dire anche una cosa, che tu personalmente non sei un diavolo. Ecco, non sei un diavolo, sei una persona, e un'altra cosa, che quando parlo con te personalmente sei gentilissimo, di una dolcezza, e non riesco a capire quando sei davanti al microfono perché sei così, diciamo, aggressivo. Angoloso, spigoloso e odioso. Notte! Un attimo solo, non prendiamo le telefonate per i primi 40 minuti, 45 minuti, e dopo prenderemo qualche telefonata. Vai Roberta. Ecco, niente, io volevo rifarti la solita domanda. Perché quando ti sento al microfono ti sento sempre con quel tono astioso,
Cioè, ecco, personalmente sei dolcissimo, riesci a spiegare, riesci... E come mai sei così? Se serve qualcosa, questo tuo... cosa ti dà, insomma, questo tuo modo aggressivo, così, di parlare? E basta, dopo sentiamo cosa mi rispondi. Allora, questa è la prima domanda. Allora, in effetti, dico, per me, quando faccio queste cose in specifico, è un atto di stregoneria. La gente non ha ancora capito che io qui non sto semplicemente a raccontare delle cose. Quello che io vengo a portare in radio l'ho elaborato, cioè ho vissuto, l'ho vissuto nel sognare. Io ho viaggiato, ho alterato la percezione. Dopodiché sono andato a cercarmi, a studiarmi il modo con cui riferirlo, il modo con cui parlarlo e a mettere a posto tutte le cose che erano necessarie per riuscire a comunicarlo al meglio. Tanto perché qualcuno mi dia del matto. Per cui quando io vengo a comunicare il messaggio qui in radio, ho tutto un lavoro alle spalle. Cioè non è una semplice affermazione, capisci? Cioè le persone dicono, guarda quel disgraziato, dice, parla del macellaio di Sodoma e Gomorra. Usa quel linguaggio mentre ne potrebbe usare un altro, no? Invece usa quel linguaggio scurrile, brutto, eccetera. Però non sanno che in quel momento io sono attraversato da tutte le tensioni, da tutte le persone che sono state massacrate per arrivare a quel momento. Cioè loro non sanno che io vivo tutte quelle tensioni e devo controllarle. Mm. Per cui quello che emerge dopo è un aspetto. Ok. Allora qua mi viene da fare un'altra domanda. Tu continui ad accanirti contro questo Cristo, diciamo, no? Ecco. Gesù di Nazareth. E io ti ho fatto la domanda una volta, sì, in diretta, che ti ho detto, ma cioè io non ho capito una cosa, cioè, premetto che io non sono cattolica, ci tengo a dirlo questo, perché su tutto quello che tu dici del cristianesimo, di quello che hanno fatto, sono d'accordissimo, perché sono anch'io, cioè, sono uscita, ma dolorosamente, da questa religione, e sono completamente libera, nel vero senso della parola. Ecco. E allora, per me non esiste, hai capito? E allora io dico, ma esiste o non esiste? Io ti ho fatto questa domanda, sì, sono ripetitiva. No, e tu mi hai detto di no, mi hai detto di no. E allora mi viene a dire, ma allora lui si rifà sui libri che sono stati scritti, come ti dicevo prima, no? Tutta sta pila di libri che c'è lì. Questa è la Repubblica, questa è il resto del Carlino, per me sì, è la stessa cosa, no? Sì. Gli apostoli, le persone, certo, che hanno scritto la parola di Gesù Cristo, cioè, per me le considero come giornali. Allora, se non esiste, sì, spiegami perché ti accanisci contro sto Cristo. Certo. Non perché, sai, io guarda, non ho niente da difendere. È una giusta domanda, invece. Io ho già dato risposto, però le risposte non sono mai soddisfacenti alla fine. Allora, parla piano, perché sono un po' handicappato, non riesco a capire quello che dici. Cominciamo dall'inizio. Allora, il Gesù, come descritto dei quattro Vangeli ufficiali, no? Quelli che usa la Chiesa Cattolica, che usano i protestanti, eccetera, non è mai esistito. Esistevano delle figure, no? Equiparabili a Gesù, non so se usassero il nome di Gesù oppure no, di vari modi diversi, però c'erano gli Esseni, c'erano i seguaci di Adone, delle regioni siriane, c'erano... credo che anche gli Zeloti avessero una cosa del genere, cioè avevano tutti il Messia, no? Cioè avevano tutti il capo che dava la parola divina. Allora, esistevano tanti di questi personaggi, meno che è il Gesù descritto nei Vangeli ufficiali. Perché? Quella persona non è mai esistita, anche se esistevano degli episodi riferibili a una persona precedente, credo un tale Onias, cioè alcuni episodi. Però sono stati scritti come delle vere e proprie operazioni politiche fatte dai quattro apostoli. Cioè dicevano, io il Vangelo lo porto a Gerusalemme, diceva Matteo, no? E allora bisogna che scriva il Vangelo per Gerusalemme, capito? Allora metteva in risalto alcuni aspetti. Luca diceva, no, con Paolo, noi il Vangelo dobbiamo portarlo a tutti gli altri. E allora queste cose non vanno bene perché sono proprie del giudaismo. Allora bisogna che mettiamo dentro invece altri aspetti, accentuiamo altri, alcuni spariscono. Giovanni addirittura dice, io il Vangelo lo devo scrivere perché i cristiani non credono più
nel Gesù di Matteo o di Marco, ma credono nel Gesù degli gnostici, che il Gesù degli gnostici era quello adonista, quello che aveva la scintilla divina. E allora devo scrivere il Vangelo in modo tale che questi qua ritornino al Vangelo di Matteo. Cioè erano delle vere e proprie operazioni politiche. Capisci? Allora, quel Gesù non esiste. Esistevano questi altri personaggi, diciamo. Detto che il Gesù dei Vangeli ufficiali non esiste, cosa ci resta? Ci restano i Vangeli ufficiali. Cioè, ci resta la Costituzione della Repubblica. Cioè, noi abbiamo degli scritti dai quali si desumono le leggi. Cioè, i principi della Chiesa Cattolica, i principi giuridici, i principi dogmatici, i principi vengono dedotti dai quattro Vangeli ufficiali. Allora, e vengono dedotti dai quattro Vangeli ufficiali perché la Chiesa Cattolica fa passare questo come parola di Gesù, che è figlio di Dio. Allora, siccome Gesù è il figlio di Dio, ergo quei quattro Vangeli ufficiali sono la Costituzione intoccabile. Allora io devo necessariamente scontrarmi con i quattro Vangeli ufficiali come se fossero veri, per dimostrare che la fonte da quale viene scritta la legge divina, cioè la legge religiosa, la legge ecclesiastica, per cui tutti i disastri fatti nella storia, nascono proprio di là, e devo estirpare quella fonte affinché il male non si riproduca più. Sì. Aspetta, la clessidra dobbiamo mettere. Allora, non fai prima a pensare che il Cristo l'ha inventato l'uomo, no? E ti togli da tutti questi stincubi di massacrare il Cristo perché è un pedofilo, perché è così, cioè pensando che è stato l'uomo a inventarlo. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, non capisco. Io mi vado a rovinare la vita. Ti faccio un esempio. Perché tu dici che è una questione di vita la tua, no? Come si può dire, come il discorso di Galileo, dai, di Giordano Bruno, tutti i massacri che sono stati fatti, così, no? Tu stai vendicando questo, hai capito? No, rivendicando il diritto di libertà. Giusta, sì, ecco. Ma è stato l'uomo a fare questo? Sì, ma l'uomo si è nascosto dietro la parola divina. E questa parola divina dà il principio ab aeternum. Allora tu ce l'hai con l'uomo? Scusa, il problema non è che l'uomo che ha ucciso Galileo, che ha ucciso Giordano Bruno, dicesse: io decido che lui è il mio nemico, sì, io lo uccido perché lui è il mio nemico. Questo la gente ha sempre fatto. Diverso è se Dio dice, se il Dio biblico dice: non fare che Maliarda viva, non fare che nessuna strega possa vivere. Abbiamo nella Bibbia, no? Questo giustifica l'uccisione di tutte le donne che vengono fatte passare soggettivamente per streghe. Ora, la malvagità sta sì nell'individuo che esegue la faccenda, ma sta nell'individuo che mantiene viva la fonte. Perché se quella è il volere divino, se quella è la parola di Dio, in ogni parte della storia in cui la Chiesa sarà abbastanza forte, ucciderà sempre le donne facendole passare per streghe. Ma non è stato Dio, è sempre stato l'uomo. Ma il Dio, cioè, se tu dicevi prima che il Vangelo, i Vangeli li hanno scritti gli apostoli, no? Matteo, che hanno inventato sto Dio, sì, giusto? Vabbè, dopo l'hanno precedentemente. No, o c'è o non c'è? No, non c'è. Ma la Costituzione c'è. Capisci? Cioè, la Costituzione della Repubblica, ma fatta dall'uomo. Sì, ma non è importante questo. Non può esistere qui in Italia, non potrebbe esistere qui in Italia nessuna legge che contrasti con i principi della Costituzione. Così nella Chiesa Cattolica non può esistere nessuna legge, nessun dogma che contrasti su quanto è scritto nella Bibbia o quanto è scritto nei Vangeli. Non dovrebbe esistere. Allora, la fonte, siccome la Chiesa Cattolica applica quanto è scritto nei Vangeli e nella Bibbia, il male nasce nella Bibbia, cioè all'origine, che dopo sia l'uomo che lo usa per i suoi sporchi interessi, che Wojtyla organizzi la mafia contro le donne perché lui ha interesse a farlo, questo è un altro discorso, però l'autorità per far questo gli deriva dal fatto che lui costringe le persone a pensare che questo è un libro divino, sì, capisci? Allora, questa cosa esiste sempre, cioè la descrizione di una cosa è un oggetto in sé. Se io descrivo una cosa,
anche se la cosa non esiste, esiste la descrizione, anche se inventata, però la descrizione esiste. E in filosofia la descrizione è oggetto. Io non mi vado a rompere il cervello per quello, allora. Cioè io non riesco a capire perché tu... Ma in filosofia, fai guarda in filosofia... una questione di vita su una cosa che ha scritto un uomo che magari non perché, come dicevi ma quella tu prima... Ma quella cosa di vita ha fatto 3 miliardi di morti, eh? Sì. Cioè, capisci? Ma ne farà ancora perché ci sono quelli che li seguono, insomma, ne farà ancora, In filosofia... La descrizione di un oggetto, anche se l'oggetto non esiste, è oggetto in sé. Allora, se io descrivo Dio, se io descrivo un Dio all'origine dell'universo, che non esiste, perché l'ho inventato l'uomo che Dio, che esiste una volontà creatrice, è una pura invenzione, cioè è un'invenzione che si è sedimentata nel tempo, cioè non esiste questo, però è una pura... Però questo concetto della volontà creatrice ha condizionato tutta la filosofia praticamente dalla fine del paganesimo fino ai giorni nostri. Cioè ci sono 1600 anni di pensatori che hanno stuprato il proprio pensiero sottoponendolo alla volontà creatrice di Dio. Scusa, e allora perché dici Dio, Gesù Cristo è un pedofilo? Perché? Ma scusa, perché l'ha scritto quello o l'ha scritto che è? Ma potrebbe avere scritto anche una grande bugia. La descrizione... La descrizione è oggetto in sé, cioè se io scrivo... Io non riesco a capirti. Se nei Vangeli ci fosse stato scritto Gesù amava le donne, era una persona gentile con le donne, no? Non c'è scritto questo? Le donne facevano parte del suo seguito. Se ci fosse stato scritto questo in chiaro, no? Noi avremmo avuto i Vangeli in maniera diversa. Cioè, questa cosa sarebbe stata importante, questa cosa sarebbe stata applicata, magari applicata in maniera diversa, sbrigata, però sarebbe stato un principio applicato, però questo non c'è. Allora, bisogna che, siccome questa cosa, oggi come oggi, è una cosa, mentre all'inizio del cristianesimo i santi cristiani prendevano le donne e buttavano giù dalle rupe perché erano i diavoli tentatori, no? Sì. Adesso che la società è cambiata, non lo possono più fare, devono inventarsi l'altra figura. Allora, c'è una figura secondaria della Maddalena, c'è... la peccatrice che addirittura gli bacia i piedi, no? Vengono esaltate queste figure che prima erano usate come disprezzo. Invece. Allora, noi abbiamo nel Vangelo di Marco un passo preciso. Cioè, quando Gesù viene arrestato nell'orto di Getsemani, no? Sì. C'è un ragazzino che scappa via nudo, avvolto da un lenzuolo. Cioè, l'episodio è vero. Allora, l'episodio in sé, in effetti, è un po' ambigua la faccenda, no? Però non ti può far credere, non ti può far credere a un Gesù diverso da questo. Tant'è, ti dirò di più, dopo eventualmente, se ce l'ho te lo do. Nel Vangelo di Tommaso, Tommaso, no? Ha scritto il Vangelo, sai quello che metteva il dito nella piaga? Ecco. Sì. Quello ha scritto il Vangelo. E Giovanni, il Vangelo di Giovanni, è stato scritto apposta per dargli addosso a lui. Quel Vangelo è sparito. Ed è stato ritrovato sotto le sabbie del deserto. Il deserto dell'Egitto ci ha permesso nel 43-48 di ritrovare questo Vangelo. Bene, i fanciulli in quel Vangelo non sono bambini, non sono adolescenti, sono i lattanti. Cioè, Gesù indica ai suoi seguaci, no, quel Gesù, che è diverso, Gesù di Tommaso è un Gesù gnostico, non ha niente a che vedere con la descrizione ufficiale. Però lui, in quel Vangelo, Tommaso Didimos, indica ai suoi apostoli, no? Cioè, quelli che lo seguono, i lattanti, dicendo che se loro diventeranno come i lattanti potranno entrare nel regno dei cieli. Ora, in stregoneria, il lattante, il bambino appena nato, non ha ragione, ha volontà pura, cioè deve esistere, deve espandersi, deve crescere. Allora, diventare come lattante in stregoneria vuol dire avere volontà pura, vuol dire crescere, vuol dire espandersi. Allora lui dice, per cui l'insegnamento di Didimos, di Tommaso Didimos, è completamente diverso da quello di Marco, mentre Marco invece doveva impossessarsi dei bambini. In tutti i Vangeli ufficiali i bambini sono sempre adolescenti che i genitori li portano, che qualcuno li porta, che lui li tocca, e questo rapporto è sempre ambiguo. Infatti la Chiesa Cattolica si impossessa di bambini, no? Sì. Cioè lei ha le chiese, li battezza, li educa. Potrebbe essere anche per fare tanti cattolici, no?
loro potere è avere tanti cattolici, insomma. Ma infatti, cioè, è condizionamento. Io non vado a pensare che posso pensare che l'uomo stupra i bambini, ma non posso pensare che un Gesù Cristo che non credo, vedi, non so che esista, non mi puoi far neanche vada passare, a fare cose, non cose. Mi puoi neanche, cioè, io non mi vado a fasciare la testa per queste, giusto, cose, hai capito? Però queste costruiscono la storia, cioè, sì, praticamente da questi Vangeli, sì, sì, nasce fuori che il bambino è proprietà di Dio. Addirittura dice Gesù: chiunque scandalizzerà uno di questi, adesso sto ripetendo a memoria, non sono preciso, sto, mi raccomando, sì, non ho il Vangelo davanti. Chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, si butti nella gaena, sia mai, ma uno di quelli che credono in lui. Infatti, perché i missionari hanno stuprato tutti i bambini costringendoli a battezzarli dell'Africa, cioè, perché potevano farlo, perché non credevano in Gesù. Ascolta, cioè, erano autorizzati, dai, a farlo. Cambiamo discorso. Dimmi. Voglio parlare dell'odio. Perfetto. Allora, voglio sapere una cosa, ma devi dare una risposta esauriente. Cercherò. Allora, voglio sapere, questo tuo odio da cos'è derivato? Se tu vuoi riscattare tutti i morti che ci sono stati col bruciamento delle streghe, tutte quelle cose là, beh, ce l'hai? È inutile che mi fai segno di no. Ce l'hai, perché si sente quando fai le trasmissioni. Che vuoi riscattare tutti i tuoi simili? A parte che una simile potrei essere anch'io, se siamo tutti... Cioè, beh, insomma, no, mia moglie è un po' gelosa comunque. No, nel senso di fratellanza. Nel senso di... Oppure se questo tuo odio è derivato da un qualcosa che hai subito te. Cioè, questa è una domanda che... Perché se tu vuoi riscattare una cosa successa 4, 5, 6, 6 quanti secoli fa, cioè, a un certo momento dico, beh, non ha senso, insomma, osservare, perché l'odio per me è una cosa, anch'io una volta odiavo molto, sai, dopo però ho pensato... La vendetta in stregoneria, il concetto di vendetta in stregoneria. Parliamo del concetto di vendetta. Voglio che mi rispondi alla domanda. Allora, se qualcosa è stata fatta a me, dunque vediamo un attimo, io do l'assalto al cielo, il mondo non mi permette di dare l'assalto al cielo, chiaramente ciò non mi piace. Se cos'è permette. Il cielo? Il cielo della conoscenza, il cielo della consapevolezza, il cielo, no, l'infinito, il cielo del Dio. No, l'infinito, insieme. Il mondo non mi consente questo, è chiaro che la cosa non mi piace. Questo è il primo. Secondo, se una cosa viene fatta a me, cioè nel senso che dare l'assalto al cielo è una cosa che non mi viene permessa, non è stata permessa neanche a tanta gente che è arrivata prima di me. Dunque il problema qual è? È quello di garantire a chi verrà dopo di poter dare l'assalto al cielo senza che nessuno gli rompa le scatole. Allora, esistono degli apprendisti stregoni particolari, che sono quelli come me, purtroppo, perché... i quali vengono addestrati apposta dal potere, cioè da quello che ci circonda, dal mondo che ci circonda, per diffondere libertà. Io vi ho già detto cos'è l'anticristo, cosa significa essere guardiani dell'anticristo, l'ho letto nel libro dell'anticristo. Sì, tu sei uno di questi. E ci sono delle persone che vengono, per loro caratteristiche, per la loro situazione, eccetera, vengono aiutate, diciamo così, a sviluppare il potere che hanno dentro. Anziché essere abbandonate, anziché trovare nella strada qualcosa che le soffoca, vengono aiutate a non essere soffocate, a capire cos'è il mondo e a percorrere quel sentiero. Dopodiché ciò che faranno sono affari loro. E questi diventano i guardiani dell'anticristo. Guardiani dell'anticristo perché l'anticristo è la libertà del fare per costruire il potere di essere. Cioè è costruire le condizioni affinché il potere di essere si possa sviluppare. Questo è il concetto di anticristo. Per cui non ha importanza quello che è stato fatto a me, l'importante è tutto quello che è stato fatto e che su di me si riversa. Cioè la mia sensibilità, il mio sentire, il mio percepire il mondo, che viene attraversato da quello che è successo e quello che potrebbe succedere. Allora, il mio compito è questo, e io cresco come apprendista stregone facendo questo. Anche perché prima di diventare apprendista stregone già facevo delle cose molto simili, cioè non è che facessi delle cose molto diverse. Praticamente mi è stato insegnato la ricerca del potere, la possibilità di dilatarmi, la possibilità di usare il sognare, di usare la percezione, di capire che cos'è la percezione, di capire cos'è il corpo luminoso, di capire cosa implica ciò che faccio,
E mi è stata data questa possibilità. Io l'ho afferrata, sono stato abbastanza veloce per afferrarlo perché non ho avuto un maestro fisico, qualcuno che mi insegnasse, perché credo che in Italia se ne contano due o tre forse, sulla punta delle dita, personaggi che possono fare questo. Ho avuto la velocità per afferrarlo e per riuscire a percorrere il mio sentiero. Questo è l'odio. Io non ho odio rispetto a qualcuno. Io ho determinazione, non odio, che è diverso. Cioè l'odio acceca la valutazione. La determinazione fa apparire furia, ma furia viene mediata da nervio, cioè viene mediata dalla ragione, viene pensata, per cui non è odio. Quello che è che per me è fondamentale quello che faccio, cioè per me è una questione vitale, per cui è importantissimo, che poi le persone riescono a capirlo, non riescono, cioè riescono a capire il concetto di libertà che io dico, o non riescono a capirlo, questo è indifferente. Però per me quello che faccio è talmente importante, è talmente fondamentale, per me dico, che se io non lo facessi sarei meno matto. Sì, ho capito. Sì, ho capito, qualcosa è successo anche a te, si è capito fra le righe, insomma, l'importante per te è quello che potresti fare per un futuro, ma tu pensi che questo sistema crollerà? No, perché non crollerà? Semplicemente questo quale? Sistema dell'ammazzare i bambini, di fare tutte queste cose, di queste stragi, quando pensi crollerà questo sistema? Allora, l'uomo non è creato da Dio, cioè... Quando noi diciamo tutti gli uomini sono uguali, intendiamo socialmente uguali, giuridicamente uguali, non consideriamo gli uomini uguali in sé per sé, perché ogni uomo cresce, ogni uomo fa delle scelte, ogni persona fa delle scelte, ogni persona si trasforma attraverso le scelte che fa e la direzione delle sue scelte. Per cui che queste cose cambino avranno dei tempi abbastanza lunghi, però dipenderà dalle determinazioni che noi sappiamo immettere nei sistemi sociali. Secondo te perché la gente ha paura quando sente qualche altra persona parlare di qualche altra religione? Perché vuole a tutti i costi aggrapparsi a questo per la paura di morire, per quello che gli hanno detto? Perché la gente ha paura, soprattutto le persone anziane? La religione è l'oppio dei popoli. Sì, questo l'ha detto Marx. Sì, ma è vero letteralmente. Ma tutte però? Sì, un'altra cosa, perché ti accanisci solo con la religione cattolica e non con le altre religioni? Detto, forse non l'ho sentito. Perché io sono nato qui, cioè nel senso che io lavoro, sono in Italia che agisco. Se fossi in Germania me la prenderei col cristianesimo nella versione del protestantesimo. Sì. Se fossi in Arabia me la prenderei con i musulmani, però dovrei stare un po' più attento. Però sai, Giordano Bruno si è fatto bruciare anche per me, per permettermi a me di parlare. Però ho un altro piccolo episodio che dopo magari se c'è tempo ve ne parlerò. Nel 1958 il discorso sulla possibilità di sposarsi in municipio, cosa successe allora, comunque dopo eventualmente verso la fine. Vai! No, niente, avrei 50.000 cose a chiederti, ma se tu vuoi anche ricevere qualche telefonata... Ci arriveranno... Ecco. Sì, vai, no, poi un'altra cosa... Sì. Cioè, cos'è sto bisogno che hai tu di venire Madonna, non mi vengono le parole. A esternare questi tuoi... Ti ho detto, fa parte del mio... Sì, ma anche dirlo alla gente, perché non basta solo predicare con gli amici. Mia specializzazione. Ma perché hai... Scusami, ma il paganesimo che cos'è? Una religione? Che cos'è? È una religione. Religione. Attenta, il termine religione è un termine latino. Sì. Significa religious, cioè Cicerone diceva legarsi a... Cioè legarsi o chiedere legami. Sì. Il cristianesimo l'ha trasformato in sottomissione. Adesso qualcuno si dice ateo, in realtà ateos è non Dio, che è una parola greca, che significa senza Dio, no? Cioè negazione di Dio. Sì. Però non è negazione della religione, perché in Grecia non esisteva la religione. Proviamo? Sì. Pronto? Pronto? Niente. Sì, dai, c'è. Pronto? 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 E suona. Pronto? Pronto? Cooperativa? Sì, dimmi. Prese Franco, per favore. No, non c'è, ciao. Vabbè, dai. Madonna, sei... No, non c'è, ciao. Quando abbiamo parlato io e te, no, che appunto parlavamo del mio ateismo, così, no? Mm.
Attenzione, non prendiamo telefonate finché chiacchieriamo. Dopo ne prenderemo qualcuno. Prendiamo? Sì, dai. No, già messo giù. Senti... Ecco. No. Pronto? C'è tutto. Pronto? Qui. Tutto acceso. Ciao Marco. Posso dire fare un'osservazione, sì, alla Roberta? Maria Santissima. Per piacere, non dirmi. Vedi, Roberta, tu quando probabilmente telefoni, no, mi dai un certo tipo di impressione. Adesso? Adesso ne ho avuto tutta un'altra. Cioè? Sei una perfetta avvocata di non so, qualche bel vescovo, qualche bel cardinale. Io? Ma no, sei dei nostri ruspanti, di quelli proprio doc del Vaticano, no? Io? Sì, sì, guarda. Puoi dirmi tutto, ma non dirmi questo. Hai fatto, la causa l'hai vinta, quindi... L'ho vinta? Sì, e allora vinta. Pensi che riuscirò a convertirlo alla nostra religione? Ho sentito una vena, guarda, sottile, cattolica, proprio è un cattolicesimo. Io? No, guarda. Marco, guarda, se mai sento quando parli te, guarda, che sei così... Roberta, cioè, dimmi. Rifà il battesimo, la comunione, la cresima, ti metti a posto e poi, guarda, e chiedi un'ora dopo della trasmissione. Potrei di sostituire Maria Teresa di Calcutta. No, per carità. Andare a fare la missionaria. Vuoi far quello? Potrei fare anche la laica e potrei sostituire la Rosa Lai Bung. No, devi convertire Claudio Simeoni per no, fare. No, guarda, io non voglio, io lo rispetto, guarda, è una persona squisita. Però parlavamo prima della trasmissione, sì, che lui non riuscirà mai a convincere me, perché io sono scettica proprio... Però una cosa adesso volevo criticare, Claudio Simeone, una cosa. Quando lui dice Gesù Cristo non è mai esistito, no? Come figura che è stata... dei Vangeli ufficiali, sì. Dei Vangeli ufficiali, cioè quel Cristo che viene fuori dai Vangeli ufficiali non è mai esistito. Sì. Io ti chiedo una cosa, avrebbero potuto anche i primi apostoli che hanno scritto queste cose... parlare, scrivere, tramandare, dire che questo personaggio aveva fatto questo, eccetera, quindi facevano tutto questo con lo scopo soprattutto di convertire anche gli ebrei, no? Zaccaria ben Balacchia. Non si sarebbero sentiti dire che erano dei falsari, che erano dei bugiardi. Ti ricordi Pietro che aveva già i primi processi, lo portavano nelle sinagoghe, gli hanno fatto veramente il di dietro là, perché dopo morto Gesù, insomma questi qua, la Chiesa è stata combattuta, quindi... Se veramente fosse vero, come dici tu, che i Vangeli sono tutta un'invenzione e hanno creato completamente, i Vangeli già allora, poco dopo, credo verso già il 50-60, dopo la morte di Gesù, già circolavano questi scritti, guarda, questi Vangeli. Sarebbero Zaccaria stati... ben Baracchia, no? Sì. Accusato che nel Vangelo di Matteo, Gesù accusava di averlo ammazzato, no? In realtà da Giuseppe Flavio questo personaggio risulta essere ammazzato nel 70 d.C. Per cui c'è una manomissione di tutti questi scritti che è spaventosa. Che Onias fosse vissuto un 50-60 anni prima di Cristo e molti episodi sono riferiti ad Onias è un altro discorso. Allora, ma ben Baracchia, sì, proprio questo personaggio, Flavio Giuseppe, lo ha messo nei suoi scritti. Per cui già Matteo, che è il più vecchio dei evangelisti, è uno dei primi, falso in teoria. Per conto mio Matteo deve essere stato uno dei primi che ha scritto. Sì, ma infatti, e ti dico, questo episodio che lui cita lo fa risalire a Gesù e invece è avvenuto nel 70. Per fare un'operazione del genere bisogna che l'episodio sia stato inserito dopo il 100. Allora senti, probabilmente allora, adesso come hai detto tu me la spiego così, probabilmente è stato scritto qualche cosa, esatto, no? Poco dopo la morte di Gesù. Probabilmente, attento come l'ho capita, sì, io, però poi è stato tutto quanto rimaneggiato, no? Sono d'accordo. Ecco, però allora sta attento, che interesse avrebbero avuto chi ha rimaneggiato tutto questo? Tenere compatta la comunità che si stava sfaldando. Ma? Ti ho dato un interesse? Sì, ma non è un'operazione facile, perché lì... gli ebrei erano scappati un po' dappertutto. Guarda che neanche l'operazione dei Sai Baba non è facile, Però grosso modo siamo lì, insomma. Però la vera radice, la vera forza, la vera comunità che secondo me poi si è ingrandita, è diventata forte, è stata a Roma, no? Il cristianesimo è nato lì e si è messo praticamente vivono nelle catacombe, diciamo, sì e no. Hanno messo in crisi anche la situazione politica. Diciamo che hanno scopiazzato un po' la legione mitrianica, hanno scopiazzato un po' altre cose, dopo ci sono tutta una serie di interferenze spaventose, per sì, cui
arrivare a trovare l'origine effettiva del cristianesimo, secondo me, ma perché state bisogna andare nella Suburra, nei bassi fondi romani. Forse. Va bene, e però come mai sono diventati così potenti? Allora le spiegazioni sono due. O hanno messo le mani, le dita, i ditini nei bottoni. Tu prova ad andare dopo un terremoto, dopo il terremoto dell'Irpinia, no? Cioè che c'è stato in Umbria. Prova ad andare a portare aiuti con l'associazione per i seguaci del Nirvana, a vedere se i carabinieri ti fanno passare. Cioè, nella miseria e nei fallimenti dei sistemi sociali e nei sottoborghi, nei bassi fondi, si può fare tantissime cose, specialmente allora. Sì, ma a me piacerebbe molto capire le motivazioni che hanno portato i primi cristiani, specialmente le comunità lì di Roma, eccetera, a diventare così forti all'interno, hanno scoppiazzato un po' lì la politica e tutto quanto, poi hanno preso loro il posto, lì quando hanno cominciato ad andare a braccetto con Costantino, si sono fatti fare tutte le leggi a loro favore, eccetera. Ecco, mi piacerebbe capire se quella forza veniva direttamente, era una forza divina, era una forza dovuta a poteri magari di nascosto, usurpati. Augusto ha fregato il popolo romano facendo delle elargizioni, in cambio delle elargizioni gli ha levato via dei diritti civili. Alla fine il popolo romano si è trovato da passare da repubblica a impero senza neanche accorgersene. Per cui queste robe qua nella storia è facile. Fare una piccola banda, una banda sottoproletaria nel porto, capisci, a quei tempi, far credere agli schiavi che saranno liberati, far credere, era facilissimo. Quindi cioè, tu dici hanno fatto queste, è stata manipolazione dei cervelli, sì, cioè, hanno poi, fatto questi poi lavori. Infine condizioni favorevoli l'hanno portato su, no? La gente ha aderito magari, sì, no, sì. Secondo te ha aderito volontariamente o sono stati all'inizio era volontario, loro pensavano effettivamente di avere un Dio che li proteggeva, un Dio essere la spada del Dio, insomma, erano talmente pazzi che lo credevano sicuramente, poi bastava che magari una dovesse andare a sposo un altro, aveva tendenze omosessuali, per cui piuttosto si faceva ammazzare, capito? Ecco, poi un'altra e cosa, diventava vero, mi danno una risposta, martire, insomma. Sì, sì. Un'altra cosa, poi mi dai una risposta e poi chiudo. Sì, dai. Magari la Roberta la sa meglio di te la risposta. Senti, spesso dicono, no, a difesa del cristianesimo e della verità di questa religione, che se non fosse stata vera, se non avesse avuto i suoi fondamenti su, per esempio, sulla rivelazione, se non fosse stato Dio, eccetera, in persona, no, a proteggere la Chiesa, a rivelare contro le porte dell'inferno, eccetera, non sarebbe potuta durare, diremo, 2000 anni. Comunque, vabbè, dai, 2000 anni. È una delle cose che sento dire spesso a difesa appunto della religione, della verità della religione cattolica, e specialmente a tranquillizzarsi quelli che insomma la praticano, che si dicono cattolici, e dicono se non fosse stata vera la nostra religione Marco, non avrebbe resistito per 2000 anni. Marco, a questo ecco, no, metto giù poi mi rispondi. Sì, sì. Tu cosa devi dire? Perché poi ci sarebbe allora anche i musulmani che potrebbero dire la stessa cosa, loro hanno iniziato verso il 6-700 dopo Cristo, no? Però ci sono le religioni, per esempio, indiane, cinesi del confucianesimo, eccetera, se andiamo là, quelle hanno 5000 anni, allora cosa vuol dire? Vabbè, dai, ti ascolto, vi saluto. Ciao Marco. Ciao. Dimmi qualcosa. Voglio dire una cosa a Marco. Non prendo neanche le telefonate finché Roberto. Se ho dato questa impressione a Marco, proprio, guarda. Comunque, volevo dirti, Marco, tu forse ti sei liberato troppo tardi, che non sei ancora liberato, perché sento sento i tuoi interventi e mi piaci molto, ma sento ancora molta sofferenza per le cose che sei. Sai cosa soffre, Marco? Soffre tanto, secondo me. Dopo, magari, se mi dirà che non è vero, un altro discorso. Lui, in effetti, ci ha creduto moltissimo. Sì. Cioè, lui, effettivamente, ci ha. E lui spererebbe di riuscire a trovare quella cosa che dice, ecco, vedi, Dio non era come diceva la Bibbia, Dio era diverso, lui vuole che io Dio gli arrivi davanti. No, cioè io non sono spero così. Invece un'altra cosa, Marco, che tu, se riesci a liberarti, che tu resta libero, libero di non andarti a infinocchiare con qualche altra religione, certe cose. Qualcuno magari... Certe cose hanno una fatica terribile, sai? E si riesce soltanto a volerle un attimo diverse. Io da tanto tempo ne sono uscita e sono così contenta. E poi se sono venuta qua con Claudio, sono venuta proprio per fare
un dialogo, perché lui ha capito che io non sono la cristiana che lo brucio, come lui ha capito che non riuscirà mai a farmi entrare nelle sue file. No, non esistono file dove entrare. Non esistono file dove entrare. Esistono, sì, e come? Ci sono sempre lì i falchi pronti, sai. No, non parlo di te. Però vai fuori per la strada, ti trovi il testimone di Geo e tutti hanno la loro verità e tutti interpretano la Bibbia a loro modo. E tutti, sì, dai. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono Alessandro. Oh, dimmi Alessandro. Buongiorno, io mi sembra che ti sforzi tanto a esternare la tua convinzione al comunismo, la comunità, il comunismo. Per fortuna che non mi dai dell'ebrea. Mi sembra che fai una brutta parte, sai, perché sì, tutti quanti abbiamo tentato di fare questa esperienza. Ma io non ho mai detto che sono comunista. No, ma mi sembra che lì Simeone lo sono e basta. Che ti abbia esternazione di tentare di fare il comunismo, fare lui il leader del comunismo. Sì, va bene, ciao. Ciao, sono una comunista. Ciao, bene. Mi spiace, ma Alessandro mi ha dato tanti di quei titoli, guarda. Vabbè, andiamo avanti con il nostro dialogo. Sì, dai, dimmi. No, aspetta una cosa. Una volta parlando io e te, io ho detto non credo a questo, non credo a quello, io credo solo a quello che vedo, della natura, qual è? Tu mi hai detto, bene, sei una pagana? Mi ricordo che mi hai risposto così, però non mi sembra... Allora, sì. Cominciamo dall'inizio. Quello che sono io è quello che io cerco e cerco di comunicare. E non prendo telefonate per ancora qualche minuto, dai, riprovate un attimo dopo, 5 minuti ancora. Quello che cerco di comunicare penso che è la fine di un lavoro lunghissimo. Cioè, io ho cominciato a diventare apprendista stregone nel marzo, anzi oggi, fatalità in questi giorni, sono 17 anni. Per cui il mio percorso è stato lungo 17 anni. Prima facevo altre cose, no? Cioè cercavo altre cose. Per cui quello che io dico adesso è la fine, cioè è il continuato di un percorso che è già iniziato a 17 anni. Questo non significa che uno deve fare il mio stesso percorso, capisci? Cioè, il fatto di avere un sentire rispetto al mondo che ci circonda è un essere pagano. Cioè, pensare al mondo in funzione di se stessi. Cioè, quando il cristianesimo dice... Dio ha fatto il mondo per l'uomo, capito? L'uomo si sente in diritto di saccheggiare il mondo, cioè questo è il discorso di prima, no? Cioè l'uomo è il paron del mondo, mentre invece se uno che ha una sensibilità, pensando che il mondo è vivo, ha una sua coscienza, una sua consapevolezza, capito? Ha le sue esigenze, le sue necessità, è già un sentire pagano, cioè è uscire da quello che è l'ottica cristiana. Per cui se tu dici la natura io la vedo, la sento, la percepisco, no? Come un'entità vivente, è un sentire pagano, sì. E non è un sentire cristiano. Per cui se già pagana nel momento fai questo, anche se chiaramente non siamo uguali, non esiste un pagano uguale a un altro pagano, perché i percorsi sono sempre diversi. Allora, per essere un vero pagano, aspetta un attimo, no, guarda, che voi mi parlate anche di trovarmi nei boschi. Attenzione, non esiste essere veri pagani. Come cioè no? Non esiste una verità per la quale tu sei pagana. Cioè se esistesse questo sarebbe come un'altra religione. Esiste un percorso di libertà che ti qualifica come pagano o come apprendista stregone. Però esistono delle scelte che fai tu. Ma perché bisogna sempre dare dei nominativi a un qualcosa che si sente? Bisogna sempre... Bisogna definirlo. Perché è come la guerra. Quando si perde la memoria di quello che si fa e da dove si proviene, si è già pronti per essere messi in ginocchio. Cioè, se io mi dimentico... qual è il senso del divino, no? Cosa sono le divinità che mi circondano? Io rischio di fare in modo che quelle divinità diventino degli dei antropomorfi. Dopodiché arriva il Dio unico, dopodiché mi ritrovo in ginocchio e mi ritrovo morto il Dio che ho dentro. Cioè, non si può dimenticare da dove si proviene e dove si va. Infatti perché i cattolici bruciano i libri, tipo bruciano i film, bruciano la conoscenza?
perché devono impedire agli esseri umani di sapere cosa hanno di fronte, da dove vengono e dove vanno. Per cui bisogna sempre ricordarlo questo. E infatti sta Bibbia che è stata trascritta milioni di volte, milioni di volte. È massacrata la gente con la Bibbia. Quel Papa che in 30 giorni ha rifatto la Bibbia, l'hanno lavorato giorno e notte perché c'erano chissà... Guarda, prendi le telefonate. Non ci sono telefonate. E dunque, devi dire qualcosa perché mi dai modo di... Devo dire una cosa. Perché non esiste nessuna verità nel paganesimo? Perché le cose, la verità, non esiste nessuna verità. Perché esistono dei percorsi di libertà dove la verità li descrive. Pronto? La verità li descrive, cioè quello che io so oggi, no? È quello che io so oggi. Quello che sapevo ieri non è la stessa cosa che io so oggi. Praticamente ti metti in discussione ogni giorno. Ogni momento. Ogni momento. Pronto? L'altro. No. Se qualcuno sta disturbando. Davvero? Sì, è normale. Ma secondo me il telefono lì, guarda. Pronto? Quella. Sì, no, stanno giocando a disturbare, non si preoccupa. Sì, ma è normale. Succede sempre qua. Secondo me dovevi struccare quello. Ah, no. Guarda. Pronto? Sì? Parlami un po' del terzo segreto di Fatima. Ah, Maria, per piacere, questo, grazie. Ciao. Sì, ti parlo subito. Il terzo segreto. Allora, vediamo un attimo. Intanto non esiste nessun terzo segreto. Sta povera pazza, cioè che era Lucia, no? Che adesso ha 90 anni. Praticamente ha detto che si convertirà alla Russia, cioè questo è che voleva dire. In realtà non esiste nessuna possibilità di conversione della Russia, perché lei è una pastorella e gli hanno insegnato fin da piccola che i comunisti si mangiavano i bambini e che uccidono i cristiani. In realtà in Russia non sono mai stati cristiani, sono ortodossi. Quando è arrivato Gorbaciov dal Papa, e il Papa è andato a trovare lei, o lei il Papa, adesso non so, il Papa gli ha raccontato che in effetti Gorbaciov si è messo in ginocchio, sei pregato. In realtà non è il Papa che gliel'ha raccontato a lei questa puttanata, in realtà non è assolutamente vera questa, però lei viene fatta passare come la solita deficiente, che ha visto la Madonna, che però è sempre deficiente. Per cui non ti preoccupare, non esiste nessun segreto, sono tutte cazzate. Io l'ho sentita in un'altra versione. Pronto? Simonetta di Rosà. Ciao Simonetta. Ciao Roberta. Ciao Simonetta. Diciamo che per telefono hai una voce più calda, più suadente. Sì? Sì. Porco miseria. Senti una cosa, visto che adesso parlate del terzo segreto di Fatima, no? Io sono stata due domeniche fa qui a Bassano e c'era il terzo convegno ufologico regionale. Per curiosità ho detto vado a sentire cosa hanno da dire, no? E sul più bello della relazione c'era un certo Bon Giovanni, se non sbaglio, che è un stigmatizzato, non so se ne hai mai sentito parlare. No, non frequento circoli. Beh, comunque sono 10 anni che ha queste stimmate, hanno cominciato dalla fronte, dalle mani, dopo sono scese ai piedi fino a lacrimare sangue. Sì. Ho detto, oh, porca miseria, sono venuta qua, mi sento parlare di Madonna, invece io ero là andata per parlare praticamente per sentire cosa mi dicevano sugli UFO, no? Quello che invece dice lui, che voleva svelare il terzo segreto di Fatima, che sarebbe stata una probabile terza guerra nucleare, che sarebbe stata autodistruttiva. La sua connessione con gli UFO è che queste 64 civiltà aliene che ci stanno visitando ci mettono in allerta sulla distruzione del pianeta Terra. La sua connessione era appunto questa, però lui, pur essendo diciamo cristiano, ha condannato in pieno l'istituzione Chiesa Cattolica. Certo. Capisci? Sì, ho capito. Ecco, per cui io sentivo tempo fa che qui c'era un testimone di Geova, un certo Harold, che diceva che il terzo segreto di Fatima era nella distruzione proprio della Chiesa come istituzione, cioè si sarebbe trovata. Ti do una notizia. Prego? Ti do una notizia. Ecco, ci sarebbero trovati segni di corruzione all'interno del Vaticano e praticamente teoria. Tutti i preti sarebbero, cioè tutti,
la maggior parte dei preti avrebbe dimostrato la non cristianità e questo sarebbe il terzo segreto di Fatima. Ma guarda, io non ci smenerei sopra, no, ti dico, io so benissimo come vengono le visioni, perché io ne ho a UFA o a UFO, se vuoi, di visioni. Per cui sono abbastanza delle sciocchezze, impressionano i ragazzini, ma ti dico che è abbastanza sciocchezza. No, io ti stavo mettendo, cioè, quello che mi diceva questo testimone di Geova anni fa e quello che invece dice questo Bon Giovanni, però dopo accusava, hai capito, uno diceva che era il decadimento della Chiesa Cattolica, lui invece diceva che era questa probabile terza guerra nucleare che si sarebbe potuta evitare solo se la gente prende coscienza di cosa si sta facendo al nostro pianeta. E poi invece nel dibattito che c'è stato ha condannato in pieno la Chiesa Cattolica, pur essendo cristiano. Sì, ma sono condanne che mi lasciano molto perplesso. Ma no, comunque l'ha criticata di brutto. Io sono rimasta molto sorpresa, ecco. Ti faccio una domanda, dopo chiudo. Sì. E l'altro giorno, parlando così con delle persone, ho detto, guarda, ci sarebbero da approfondire molti temi, ho detto, su certi dogmi che fa la Chiesa Cattolica. Ho detto, sarebbe bello fare un confronto con diverse persone che la pensano diversamente da noi. Oltre a essere stata attaccata in modo abbastanza brutale, mi hanno detto che la religione cristiano-cattolica è l'unica in cui il Dio cerca l'uomo. E le altre praticamente vero. Sono tutte vero. Dottrine esoteriche, cioè in cerca del pensiero. È vero? Ecco. Ti rispondo subito anche per radio questa. Pronto? A questa cosa ti rispondo subito per radio. Ok, ciao, ciao, grazie. Ciao. Comunque, se fosse che il terzo segreto di Fatima fosse il decadimento della Chiesa Cattolica, guarda, e la fine del capitalismo, Nostradamus diceva rinasceranno il culto dei templi. Però la Chiesa continuerà a esistere, cioè il cristianesimo, i santi continueranno a esistere. Okay. Niente, per quanto riguarda il fatto che Dio cerca l'uomo nella Chiesa Cattolica Cristiana, è verissimo questo. Quando io vi ho detto le verità della stregoneria sul Dio dei cristiani, sono tre. Primo, non esiste nessun Dio creatore. Secondo, la descrizione biblica è solo una descrizione volta a costruire il terrore. E la terza è che esistono degli spiriti, esistono degli esseri di energia che, come si altera la percezione, cercano di mettere in ginocchio alcuni esseri umani. Sono solo alcuni esseri di energia nera, che cercano di mettere in ginocchio. E di questi qua, probabilmente una storia c'è stata anche col combattimento con Giacobbe. Cioè Giacobbe ha fatto un combattimento con uno spirito nero e lo ha perso. Mentre invece normalmente ogni apprendista stregone fa un combattimento con uno spirito e lo vince. Per cui è vero che questi spiriti neri cercano gli esseri umani per metterli in ginocchio, perché si cibano di energia vitale stagnata. Per cui andiamo avanti. Pronto? Sì? Senta, signore, cioè ci sono fratelli di serie A e fratelli di serie sì. B, secondo voi? Noi? Non esistono fratelli? No, secondo lei può essere un fratello di serie A, un fratello di serie B, un fratello superiore e un fratello minore? Fratelli sono tutti uguali per me, vero? Certo. Le madri quando li fanno dove... la Madonna che ha detto al Papa di non svelare il segreto, ha detto l'altro ieri tipo, di non svelare il segreto. E allora, ma se è un segreto, perché il Papa e i Vescovi lo deve sapere? Loro sono il Dio in terra. Un segreto, era un segreto su di e basta se era. Non dovevo dirlo né al Papa né a nessuno. Ora che cosa segreto è? Secondo, la Madonna che siamo, è lui che dice il Papa, siamo tutti fratelli. Ma la Madonna perché ha dato un segreto a un figlio e l'altro non deve sapere? Deve nascere e morire senza saperlo. Cos'è questo? E siamo tutti fratelli, fratelli. Lui lo sa, però che altri fratelli non deve sapere. Sì. E allora, la Madonna, perché ha fatto questa differenza? Almeno avrebbe detto, può darsi che ci sia quel più buono, il fratello più buono, più fidabile, ma questo non credo proprio che c'entra. Però non lasciarsi in sospeso queste cose, perché ormai la gente non crede più niente, è una barzelletta, insomma. Sì. Ecco, mi vorrei anche il Papa se ci sono fratelli di serie A, e poi io mi offendo che mi dica che sono la sua sorella. Comunque lui ti perché dice... Perché lo vorrei sapere anch'io. Lui non ti dirà che lui è prima di tutti, eh? Eh? Lui è primo di tutti. E prima di tutti, anche se è un segreto, lei non doveva dirglielo. Solo lei doveva sapere. Perché così non è più un segreto. Secondo me... Buongiorno. Buongiorno.
Ciao. Ciao Nico, un attimo di gioco che risponda però al mio ecco, salvami, sto torturatore. Niente, scusa. Sì, un violentatore. Rispondo un attimino alla... Pitti tu. Rispondo un attimino all'amica nostra. E il Papa è più figlio di Dio di tutti, perché lui rappresenta il Dio in terra. Lui, quello che fa lui in terra è Dio che lo fa in cielo. Cioè, e per cui lui è più Dio di tutti gli altri uomini. Per cui mettete via questa. Per quanto riguarda poi i vari segreti che gli spiriti e gli esseri di energia che noi incontriamo raccontano a chi altera la percezione, beh, sono delle stupidaggini. Cioè, questi esseri di energia ci circondano, vivono con noi, vivono sempre insieme a noi. Cioè, non hanno niente di particolare, semplicemente noi li ignoriamo perché è come se non esistessero. Solo quando alteriamo la percezione, come non siamo abituati, cioè non siamo addestrati a essere padroni di noi stessi, li descriviamo con cose strane, cioè crediamo di vedere la Madonna, crediamo di vedere... Ma in realtà non sono niente, basterebbe che noi li ignorassimo. E invece, siccome ci hanno educati a pensare che queste cose sono grandi, sono belle, sono fatte in un certo modo, quando noi alteriamo la percezione, ci ritroviamo davanti e non sappiamo più come reagire. Cioè, io dico, se abbiamo davanti un serpente a sonagli, ogni uomo sa che prendendo un bastone si può difendere, se non altro ci prova, se non altro, dico, con un bastone. Quando invece siamo davanti a uno spirito di energia, perché o abbiamo la febbre, o abbiamo mangiato qualcosa che non va bene, o cioè abbiamo un'alterazione della percezione, davanti a quello che percepiamo lo descriviamo come il messaggero di Dio, come la Madonna, come... E un sacco di gente si crede effettivamente di essere messaggeri. Questa è la cosa più drammatica, più traumatica. Basterebbe che quello che vediamo gli facessimo una pernacchia, sarebbe più che sufficiente. Però per fare questo occorre essere fuori dal condizionamento educazionale, occorre essere in grado di prendersi in mano la propria vita. E dici, Roberta? Gente va fuori di testa con niente. Sì, dico sempre la solita cosa, che l'argomento che ti piace di più è quello di parlare male della Chiesa Cattolica. Tu devi sapere una cosa, guarda, Roberto, io l'ho già accennato a questo. Marco, no, non si può lasciare Claudio parlare male della Chiesa Cattolica, non esiste. Cioè, tu pensa a questo, io potrei parlare del paganesimo, no? Sì. Soltanto criticando e mettendo il dito sulla... E questa è l'osservazione che aspetta, ti ho fatto io. Posso mettere il dito sulla piaga di ogni cosa che non va della Chiesa Cattolica, no? Della Chiesa Cristiana. Sì. E io parlando male, come dite voi, io parlo male, in realtà non parlo male, cioè indico semplicemente le cose che non, non vanno bene, no? Sì, sono d'accordissimo, cioè voglio dire. Bene, solo questo io faccio il paganesimo. Perché? Perché quando io attacco tutto questo, tutto quello che resta in positivo è paganesimo. Uh-huh. Cioè una volta che io indico il male, no? Cioè indico gli ostacoli allo sviluppo umano, e rimuovo gli ostacoli allo sviluppo umano, lo sviluppo umano è necessariamente paganesimo. Perché il paganesimo non è il nome delle immagini. Cioè, il cielo è sempre il cielo. Se io lo chiamo Giove, lo chiamo Zeus, lo chiamo... Con qualsiasi nome è sempre il cielo. Io respiro sempre il cielo. L'atmosfera mi circonda, mi avvolge, mi penetra, mi fa fuori. Cioè, io e il cielo siamo una cosa sola. Come ogni essere della natura e il cielo sono una cosa sola, capisci? Per cui il cielo esiste sempre sopra di noi. Il fatto che io non si percepisca la coscienza, non riesco a spiegarvi che il cielo è cosciente, questa è una cosa che io non riesco a spiegare, o voi l'ho incontrato o non l'incontrata, però il cielo è sempre il cielo, per cui vi avvolgerà sempre, e quel giorno che voi starete bene, guarderete il cielo con occhi diversi, vi accorgerete che il cielo è vivo. Allora questa sarà una vostra scoperta, sarà una vostra libertà. Pensa che mi è rimasto ancora impresso nella mente, quando ero bambina, che guardando il cielo, là, su, c'era Gesù. Anche adesso ogni tanto guardo e dico, sì, ma sì, che cacchio mi hanno detto? Ma tu pensi che delle persone hanno bloccato la loro strada di stregoneria quando guardando il cielo si sono visti nel cielo guardando se stessi che guardavano il cielo? Mamma mia. Quel momento si sono bloccati. Sì, quel momento sono andati un attimo fuori di testa e hanno bloccato la loro strada. Però era una buona strada, cioè si poteva lavorarci parecchio. Cioè, specialmente i ragazzini, no? Quando sono verso la pubertà, no? Cioè, ci sono vari fenomeni. E uno di questi è anche lo sdoppiamento del sentire, della personalità, di tante cose. E non si accorgono cosa gli sta succedendo.
capisci? E là rischiano di perdere un patrimonio che hanno, insomma. Sì. E nessuno è in grado di spiegare, gli dico, tanto è la pubertà che arriva, in realtà è una nascita, cioè stanno diventando adulti. Pensa che lavoro hanno fatto, Invece è riusciti, la distruzione della percezione della persona, cioè il cristianesimo è distruzione, è orrore. C'è neanche il campo di sterminio, non ha, anche se i campi di sterminio sono cristiani comunque, non sono riusciti a fare tanto danno quanto ha fatto il cristianesimo in tutta la sua storia. Sì. Vediamo un attimino, va, che stiamo andando un... Cosa dici? Cosa andiamo avanti? Ti racconto una storia. Sì, dai. Parla, dimmi qualcosa del paganesimo. Una storia bellissima. Tanto che è caduto. Un mio libro è caduto, accidenti. Fai la rassegna stampa. Il matrimonio del diavolo. Porca miseria. Vediamo un attimo la telefonata che sta per arrivare. Pronto? 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 Viva Gesù quando non tira più! Sorry. Viva Gesù!